L'iniziativa di oggi ha una duplice funzione, diciamo, due obiettivi. Il primo è quello di denunciare questo settarismo della destra nazionale e del governo di centrodestra regionale verso la povertà. E poi indicare una soluzione concreta, soprattutto ai cittadini calabresi. I cittadini calabresi debbono capire che se ci fosse stato un governo di centrosinistra avrebbe istituito il reddito di dignità. Il governo di centrodestra in carica non solo non istituisce ancora questo reddito di dignità, ma addirittura approva un piano delle fragilità annullando completamente le persone povere. Cioè, siccome la concezione culturale loro è quella che se un povero non ha nello stato di famiglia un disabile o un minore, cioè quello non deve ricevere nulla, quindi viene completamente annullato. Quindi anche il piano delle fragilità che loro hanno varato, che può avere, diciamo, in qualche modo indicazione su 11 progetti importanti, non tiene conto intanto di una visione di sistema e intanto non ha nessuna coerenza con i fondi del PNRR. C'è una missione dedicata del PNRR, che è la missione 5, per gli anziani non autosufficienti e per i disabili. Allora, siccome quelle risorse sono state destinate alle regioni 1 miliardo e 300 milioni, come interagiscono con questo piano della fragilità che non si fa carico delle persone povere? E quindi oggi, sulla base di questa valutazione, noi nel denunciare questo settarismo rilanciamo l'iniziativa della proposta di legge sulla istituzione del reddito di dignità. Allora, la proposta a livello regionale è incardinata, diciamo, nella terza commissione e nella seconda per il parere finanziario. Io a questo punto, dopo l'iniziativa di oggi, chiederò un incontro direttamente ad Occhiuto, perché non può essere un qualcosa che viene relegata solo ad una valutazione di discussione nella commissione, senza che il presidente di questa regione dica in maniera chiara qual è la sua posizione e della sua maggioranza in merito a questo problema. Dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza, in Calabria ci sono circa 10.000 persone che non ricevono nulla. Che cosa vuole fare di queste 10.000 persone? Facciamo finta che non esistano, facciamo finta che non ci siano? Quindi vorrei che anche il Presidente della Regione, prima del dibattito e della discussione della Commissione, si pronunciasse per capire e dire ai calabresi qual è la sua reale intenzione. Ma ci sono forze politiche, persone, sensibilità che lavorano contro la povertà e ci sono forze politiche che mi sembra che lavorino contro i poveri. Io credo che questo governo di centrodestra si stia caratterizzando per essere sempre contro i soggetti deboli, siano le regioni del sud, siano le persone più svantaggiate. Sono stati aboliti quelle misure di sostegno come il reddito di cittadinanza, che potevano avere sicuramente dimostrato dei limiti, ma che rispondevano a un'esigenza ineludibile di una società che voglia essere più giusta e più attenta alle persone che soffrono. Questi 2 anni mi hanno messo in contatto inevitabilmente con tante persone che bussano disperate alle porte del sindaco perché non hanno i soldi per vivere, perché non hanno i soldi per garantire un futuro dignitoso ai propri figli, perché non hanno una casa. E rispetto a tutto questo io vedo che non c'è nessuna consapevolezza o nessuna voglia di intervenire da parte del governo nazionale e del governo regionale. È chiaro che proprio per questo ho voluto riprendere anche la proposta che era già stata avanzata in Consiglio regionale dall'onorevole Mammoliti e che è stata fatta proprio anche in altre regioni, anche da forze politiche non ascrivibili al centro-sinistra, di istituire delle forme di sostegno nei confronti delle persone più disagiate, finalizzate all'inserimento occupazionale, finalizzate a un reddito di dignità. Gli strumenti possono essere tanti. La questione non è tanto tecnica quanto per l'appunto divisione del mondo. Se si vuole fare qualcosa seriamente per chi non ce la fa da solo o se li si vuole abbandonare al proprio destino. È una posizione politica. Qualcuno dell'opposizione di destra del comune mi rimprovera a volte di fare politica. Fino a quando farò il sindaco mi occuperò di tutte le cose, le piccole e le grandi.